La segreteria cittadina del Partito Democratico ha esitato quasi all'unanimità la relazione con cui, oltre a porsi in posizione molto critica nei confronti all'amministrazione comunale, ha chiesto ai due assessori di riferimento, il vice sindaco Pierpaolo Coppa e Andrea Bucchieri, di rimettere nelle mani del sindaco le rispettive deleghe qualora si sentissero parte integrante del partito. I due interessati cosa rispondono? Questa richiesta avviene dopo una direzione lampo, una direzione che gli amici e altri tesserati, altri componenti stanno contestando e stanno verificando perché pare sia stata convocata in spregio ai giorni previsti, ai giorni minimi previsti per le convocazioni, con una modalità di voto particolare, alcuni in presenza, altri attraverso una sorta di televoto. Comunque è bene ricordare che nella la mia persona e quella dell'assessore Coppa sono due figure tesserate col PD, ma che vengono da esperienze e da designazioni diverse, non fatte dal PD. Nel caso dell'assessore Coppa era l'assessore designato durante la campagna elettorale, nel mio caso io facevo parte, mi sono battuto per essere parte di una lista del PD, ma da indipendente. Se dovessero chiederle fuori dall'amministrazione o fuori dal partito. Beh, ma quella è una richiesta che è normale, quello che è avvenuto dopo quella direzione. E noi continuiamo a svolgere questo ruolo, il ruolo amministrativo. Non sono stato designato dal PD come assessore, forse dimenticheranno che nel 2018 io ero un assessore designato dal candidato sindaco Francesco Italia, che poi ha vinto l'elezione. Quindi, diciamo, la mia legittimazione non nasce certamente da una designazione del PD, né precedente né successiva, e neppure da un riconoscimento. Quindi, francamente, non comprendo come si possa chiedere qualcosa per il quale non si ha diritto di chiederlo. Ho la tessera del PD, ho avuto la tessera del PD per 12 anni. Negli ultimi 2 anni l'ho rinnovata quasi sempre, l'ho rinnovata gli ultimi giorni possibili perché, come dire, nei principi, nei valori dello statuto del PD ho sempre creduto e ho la testa da 12 anni e speravo e immaginavo che, diciamo, si aprisse una nuova storia con un PD non di cittadino e provinciale, ma soprattutto cittadino non dileniato. Ricordo a me stesso, e forse a chi non ricorda bene come è andato negli anni precedenti, che sempre nell'estate, a 3 anni dall'elezione di Garozzo, il PD sfiduciò la giunta Garozzo. Ora, ricordiamo anche come è andato a finire. Il PD non riuscì a presentare neanche una lista, e presentò il simbolo insieme alla lista, diciamo, del candidato sindaco Moschella. Una delle cose che imputano a questa amministrazione, a questo assessore anche, è che il bilancio, per esempio, non è stato portato nemmeno a conoscenza del PD. Io non la voglio mettere su un piano personale, però vorrei ricordare che credo che per la prima volta l'amministrazione ha messo a disposizione del PD e delle forze politiche il documento di programmazione in bozza e, come dire, l'ho trasmesso io, quindi, come dire, non può essere smentito, l'ha trasmesso il sindaco, l'ha trasmesso il capo di gabinetto.